Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco. Benvenuto al Vescovo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Buonasera. E al vice direttore della Caritas Italiana, Paolo Beccegato. Buonasera. Buonasera. Tante le attività del Papa fatte oggi, tante dunque le cose da raccontare, ma dobbiamo cominciare necessariamente dalla giornata di ieri, che è stata una giornata molto importante e significativa, la terza giornata mondiale dei poveri. Ripartiamo dalle parole del Papa, quelle che ha detto durante la messa. Ascoltiamo. Non va seguito, cioè chi diffonde allarmismi e alimenta la paura dell'altro e del futuro, perché la paura paralizza il cuore e la mente. Se ci affanniamo per il subito, dimentichiamo quel che rimane per sempre. Inseguiamo le nuvole che passano e perdiamo di vista il cielo. Attratti dall'ultimo clamore, non troviamo più tempo per Dio e per il fratello che ci vive accanto. Come è vero oggi questo? La smania di correre, di conquistare tutto e subito, dà fastidio chi rimane indietro ed è giudicato scarto. Quanti anziani, quanti nascituri, quante persone disabili, poveri, ritenuti inutili. Si va di fretta, senza preoccuparsi che le distanze aumentano, che la bramosia di pochi accresce la povertà di molti. Paolo, mi spieghi un attimo che cosa è stata questa giornata e che significato ha per uno come te, che vive appunto la sua vita, il suo lavoro proprio accanto ai poveri? Beh, direi una giornata molto bella, prima di tutto. È la terza, come dicevi giustamente prima, e quindi in qualche modo incomincia a diventare una tradizione, un appuntamento importante. Poi quest'anno c'è stata una grandissima mobilitazione. Per noi le Caritas diocesane che hanno organizzato azioni concrete, segni importanti di attenzione ai poveri, per mettere i poveri al centro. Quindi non è stato solo quell'evento importantissimo che possiamo anche vedere adesso, eccolo qua, di questo pranzo con 1500 persone bisognose. Cioè, di eventi come questo che ha fatto il Papa nell'Aula Paolo VI ce ne sono stati tanti. Sì, oserei dire che ormai tutte le diocesi fanno qualcosa, o il gesto o il momento di riflessione, però poi il fine è quello di mettere i poveri al centro, appunto che non siano uno scarto, che non siano un episodio, che non siano un motivo, ecco le prime parole del Papa, quasi di paura, di diffidenza. Sono persone, persone come noi, persone che in alcune fasi della vita possono cadere in una fase di povertà. Penso per esempio a chi perde il lavoro, quelle famiglie dove per esempio tutti e due i coniugi perdono il lavoro, oppure un grave problema sanitario. E che a poi... che serve una giornata così? Beh, prima di tutto il fatto di non sentirsi soli. Oggi abbiamo questo grande problema di solitudine. I poveri si sentono lasciati indietro, si sentono dimenticati. Quando arrivano nei nostri centri di ascolto, la prima cosa che chiedono è appunto dignità, capacità di sentire qualcuno al loro fianco, non sentirsi un peso per la società. Perché questo è quello che passa tra le righe di tutta la narrazione oggi, di tutta la comunicazione. Il peso non è, il povero è un peso, non è una persona di stare all'altezza, al passo del progresso. E quindi in qualche modo il fatto di dire no, tu sei una persona con tutta la tua dignità. Poi il tema di quest'anno è quello della speranza. Dio è la speranza del povero e anche noi siamo chiamati a dare speranza a queste persone. Non possono vedersi in un vicolo cieco, vedersi in qualche modo morire, anche fosse l'ultima fase della tua vita, anche questa ha la sua dignità. Prima di farle una domanda specifica sulle parole che abbiamo ascoltato, vorrei che lei ci spiegasse che cos'è la Congregazione per l'Educazione Cattolica. È uno dei tanti dicasteri della Curia Romana che ha il compito di seguire tutte le istituzioni legate alla Chiesa, scuole cattoliche, università cattoliche nel mondo
vi sono 218.000 scuole cattoliche frequentate da circa 62 milioni di studenti e 1.870 università cattoliche con 11 milioni distribuite in tutti i continenti, in tutto il mondo, per il 40% frequentate da non cristiani, da non cattolici, quindi è una frontiera, diciamo, della Chiesa nelle culture, nelle religioni diverse. E quindi voi avete la possibilità di incidere sulle culture che ha denunciato Papa Francesco, che ha denunciato la cultura del subito, quella della bramosia, la bramosia di pochi che rende poveri tanti. Ma direi proprio di sì, avremmo da raccontare delle esperienze straordinarie. Ne ricordo solo una a proposito del tema di ieri, per dire, no? Che ci sono i poveri come sono stati descritti qui, ma poi ci sono tante forme di povertà come i rifugiati. E nelle università cattoliche del Libano vi sono circa 700.000 giovani rifugiati accolti dalle università cattoliche. Sono dei sans-papiers che arrivano senza più nulla e che vanno rimessi nel percorso educativo, universitario, accademico, attraverso proprio l'accompagnamento e l'accoglienza. È un esempio, ma altri ne abbiamo in Africa, in Uganda, dove si accolgono i rifugiati del Sud Sudan, e attraverso la scuola, attraverso la formazione professionale, vengono rimessi nella possibilità di cercare una dignità, di prepararsi al futuro. Quindi l'educazione cattolica, ecco, non è soltanto l'aula chiusa della scuola, dell'università, ma sono istituzioni che, come si dice oggi, cercano di vivere la terza missione, non soltanto insegnare e fare ricerca, ma anche essere attenti alle sfide del mondo e della cultura di oggi e attrezzarsi per dare risposta a questi fenomeni nuovi, insomma, che caratterizzano i diversi situazioni culturali e sociali in cui ci troviamo. E tra queste sfide c'è naturalmente la sfida della povertà in tutte le sue declinazioni possibili, ne avete già citata qualcuna. Papa Francesco ha detto però che i poveri sono i portinai del cielo. Cerchiamo di capire in che senso. Riascoltiamo le parole del Papa. Il cristiano, come non ricerca il subito ma il sempre, così non è un discepolo dell'io, ma del tu. Non segue, cioè, le sirene dei suoi capricci, ma il richiamo dell'amore, la voce di Gesù. I poveri sono preziosi agli occhi di Dio, perché non parlano la lingua dell'io. Non si sostengono da soli, con le proprie forze. Hanno bisogno di chi li prenda per mano. Si ricordano che il Vangelo si vive così, come mendicanti protersi verso Dio. La presenza dei poveri ci riporta al clima del Vangelo, dove sono beati i poveri in spirito. Stando con i poveri, servendo i poveri, impariamo i gusti di Gesù, comprendiamo che cosa resta e che cosa passa. I poveri ci facilitano l'accesso al cielo. Per questo il senso della fede del popolo di Dio li ha visti come i portinai del cielo. Già da ora sono il nostro tesoro, il tesoro della Chiesa. Ci dischiudino infatti la ricchezza che non invecchia mai, quella che congiunge terra e cielo e per la quale vale veramente la pena vivere, cioè l'amore. Paolo, qual è la povertà che dobbiamo combattere e qual è quella che dobbiamo cercare? Perché è anche un valore, no? Sì, appunto, c'è una povertà anche a livello evangelico, c'è un termine ma usato per due cose ben distinte. C'è una povertà scelta, che possiamo chiamare sobrietà, che possiamo chiamare essenzialità della vita, che dà gioia, è la gioia del Vangelo, andare ai valori più profondi, alle relazioni, alla comunità, a tessere relazioni. Questa sobrietà, questa povertà in spirito, questa beatitudine è una scelta.
Poi c'è una povertà subita, c'è una povertà non cercata, ci sono i poveri che si ritrovano ad essere poveri anche perché talvolta oppressi da un sistema che li riduce in povertà. Pensiamo ai cosiddetti working poor, quelli che pur lavorando hanno un salario così basso che non gli permette di arrivare alla fine del mese. Pensiamo soprattutto al fenomeno del caporalato, che è molto diffuso in Italia, ma ancora di più nei paesi poveri del mondo. E così molte altre forme di povertà subite, quindi la povertà negativa, che a volte si trasforma in miseria. Quasi 850 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, sono o denutrite o malnutrite. Ecco, questa povertà è completamente diversa dall'altra, è una povertà negativa, una povertà appunto che viene considerata dalla società come uno scarto rispetto alla quale serve tutta la nostra solidarietà. Che cosa vuol dire che i poveri sono il tesoro della Chiesa? Ma a me vengono in mente due espressioni. Innanzitutto, tornando al libro della Genesi, lì si vede che dopo l'omicidio di Abele, Dio chiede a Caino: dov'è tuo fratello? Con questa domanda di dov'è tuo fratello è proprio l'inizio del senso dell'etica, della responsabilità che uno ha verso l'altro, e lì è il fondamento, diciamo. E l'altra è quella di Gesù, dice il Vangelo, che si commosse davanti alla folla perché vide che erano come pecore senza pastore, allo sbando, senza un punto di riferimento. Ecco, questi due elementi che troviamo nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento sono quelli che poi in Gesù lo provocano a svelare il cielo. Quindi perché il povero è la porta del cielo? Perché è quello che ti costringe a tirar fuori il meglio di te stesso, vedendo un'umanità che non è realizzata, e quindi ti assumi la responsabilità etica di dare qualche cosa. In questo senso mi sembra anche che il discorso di ieri, molto bello del Papa, in questa omelia dove parla delle cose ultime e delle cose penultime. E noi ci arrabattiamo per le penultime, perdiamo, ecco qui, la cultura dello scarto, della velocità di tutte le cose che cambiano, ma le cose ultime non passano. E questa cosa di Dio, che si riconosce, si identifica con il volto dell'altro e del prossimo, è la porta, insomma, che ti apre sulle cose ultime, quelle che non passano, quelle che rimangono per sempre. Io credo che questo sia un po' il messaggio forte che ci viene da una giornata come questa di Papa Francesco. Sulla povertà gioca gran parte del suo pontificato, è il richiamo a una cultura come questa di un cambiamento profondo, e lui dice sempre un cambiamento caratterizzato dalla rapidation, dalla velocità del cambiamento. Qui bisogna fermarsi, perché ci sono alcune cose che non passano, e queste della povertà ci tengono lì coi piedi fissi per terra nel realismo della vita e nella responsabilità di offrire delle risposte, perché e questo è il cristianesimo, questa è la verità del cristianesimo, in fondo, è l'ABC. Generalmente l'incontro con i poveri, loro sono generalmente senza filtri, anche nei centri di ascolto, anche i senza dimora. Di solito chiedono delle cose essenziali, ti riversano tutta la vita addosso, e quindi ti obbligano a dare delle risposte essenziali, di fondo, e questo in qualche modo li fa diventare la porta d'ingresso verso il cielo, perché il senso profondo nella nostra società complessa in qualche modo si perde a discapito di tutte le relazioni superficiali. Queste relazioni sono relazioni essenziali. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, ascolteremo quello che ha detto il Papa oggi, andiamo dunque alla giornata di oggi, in particolare parlando di dialogo interreligioso. Vi aspetto tra poco. No hay alternativa. O construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Di nuovo in diretta con noi oggi ci sono Monsignor Vincenzo Zani e Paolo Beccegato. È il momento di raccontare che cosa ha fatto oggi Papa Francesco. Cominciamo da un incontro che ha avuto con
persone arrivate dalla sua ex diocesi, Buenos Aires, che facevano parte di un incontro per il dialogo interreligioso realizzato appunto proprio dal Istituto per il Dialogo Interreligioso di Buenos Aires. Ascoltiamo il Papa. Come vi ho detto durante la Conferenza Mondiale della Fraternità Umana, non hay alternativa. O construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. El mundo nos observa, a nosotros los creyentes, para comprobar cuál es nuestra actitud ante la casa común y ante los derechos humanos. Además, nos pide que colaboremos entre nosotros y con los hombres y mujeres de buena voluntad que no profesan ninguna religión para que demos respuestas efectivas a tantas plagas de nuestro mundo como la guerra, el hambre, la miseria que aflige a millones de personas, la crisis ambiental, la violencia, la corrupción y el degrado moral, la crisis de la familia, de la economía y sobre todo la falta de esperanza. Questi temi che lui ha messo dentro il dialogo interreligioso sono i temi in fondo del patto educativo, questo anche grande appuntamento che Papa Francesco ha lanciato per il 14 maggio prossimo e che vede impegnati prima di tutto gli esponenti delle diverse religioni, ed è una cosa di cui si sta occupando proprio il suo ufficio, chiamiamolo così, sì, la sua congregazione. E che cos'è il patto educativo? Che cosa state facendo anche su questi temi? È interessante questo collegamento con l'incontro di stamattina, perché diciamo che tutto nasce dall'esperienza personale di Papa Francesco quando era arcivescovo di Buenos Aires, e me l'hanno proprio raccontata la settimana scorsa, dopo che è partito il patto educativo. Mi hanno raccontato un fatto che aveva caratterizzato un po' gli anni del suo episcopato nel momento difficile dell'Argentina, dove appunto la crisi economica. Esatto, no? E a un certo punto lui ha mandato l'incaricato delle scuole, dell'educazione, della diocesi a incontrare gli studenti. La situazione era disastrosa e questo insegnante, che ora è il presidente della Fondazione Scuola Socorrentes in questo momento, aveva incontrato gli studenti e si è trovato di fronte studenti ebraici, musulmani e cattolici. E lì ha cominciato a dire: beh, voi che cosa volete fare? Dice: beh, permetteteci di ragionare. E hanno lasciato questi studenti un mese di tempo e gli studenti hanno preparato una bozza di legge per riformare le scuole nel senso del dialogo anche dei valori interreligiosi, interculturali. E poi hanno accompagnato questi giovani a incontrare il ministro dell'educazione e questa proposta è diventata una proposta di legge che poi è passata in Argentina. Ora, questa esperienza fatta in Argentina la si ritrova negli interventi di Papa Francesco quando parla insistentemente dell'educazione, e cioè l'invito ad avere fiducia delle giovani generazioni, a consegnare alle giovani generazioni la responsabilità di costruire il futuro, perché nelle situazioni più disastrose i giovani prendono il meglio che hanno dentro e sono creativi, sono propositivi. Quindi in questo senso il patto educativo che Papa Francesco propone è nella linea di continuità con la sua esperienza di vescovo, ma anche con continuità con la linea della Chiesa, del Magistero della Chiesa, perché a partire dal Concilio il tema dell'educazione, con la Gravissimum Educationis, è stato fortemente sottolineato, e soprattutto laddove si dice che l'educazione non è soltanto rispondere al diritto fondamentale che ogni persona ha iscritta in se stessa quando viene al mondo, ma educare significa
prendere per mano una persona e condurla a diventare protagonista di un mondo nuovo. Ma che succederà il 14 maggio? E appunto, si cercherà di realizzare questo incontro con i rappresentanti di tutte le religioni, con i premi Nobel per la pace, i rappresentanti anche delle grandi fondazioni del mondo, perché il Papa li vuole invitare a riflettere sull'importanza di trovare una sinergia a livello mondiale in vista di un'educazione, e quindi non, il Papa non vuole parlare soltanto dell'educazione in senso scolastico, ma dell'educazione come dimensione trasversale della vita sociale, culturale, civile, e quindi in questo senso invita anche i rappresentanti della cultura, dello sport, dell'arte, della musica, perché ognuno nel proprio campo può essere portatore di un volto nuovo, di una linea nuova, e quindi fare questa alleanza tra tutti coloro che sono impegnati nei propri campi per l'abbiamo sentito anche prima, per custodire la casa comune. La Caritas si sente coinvolta, è coinvolta in questo patto educativo? Sì, prima di tutto dal punto di vista proprio statutario, noi abbiamo una prevalente funzione pedagogica che ci ha assegnato Paolo VI fondando Caritas Italiana, quindi in qualche modo non una delega a fare la carità in nome per conto della comunità cristiana, eccetera, ma uno stimolare tutti, un coinvolgere tutti, un aiutare tutti a creare anche delle comunità appunto vive, accoglienti e caritative. E poi mi viene in mente anche il concetto più, diciamo, sociologico, che in Italia è molto presente, quello della povertà educativa. Noi oggi abbiamo certamente una crisi educativa, ma abbiamo anche una povertà educativa, cioè c'è una correlazione molto forte fra mancanza di istruzione e in senso più lato di educazione e povertà assoluta. Chi non investe nella propria educazione, le famiglie che sono in grado di trasmettere una propensione all'educazione, c'è quasi un passaggio generazionale. Una famiglia dove si è studiato poco, si è approfondito poco, non c'è una propensione allo studio, trasmette facilmente questo ai propri figli e quindi in qualche modo non permette loro di riscattarsi dalla povertà. Quindi in qualche modo il tema educativo è fortemente collegato col tema caritativo ed è un aspetto su cui occorre investire tanto. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie. Oggi è il momento di andare a Lourdes per il rosario. Ci andiamo pensando alle nostre parrocchie e veniamo a un altro appuntamento di oggi di Papa Francesco, perché il Papa ha parlato proprio della situazione delle parrocchie, ma anche del desiderio e del bisogno che è in ciascuna persona che ha incontrato Gesù di portare la buona notizia del Vangelo. Lo ha fatto incontrando gli aderenti per le cellule parrocchiali di evangelizzazione. Allora andiamo a Lourdes ascoltando un frammento del discorso del Papa. Ci vediamo domani. Purtroppo, per tante ragioni, molti si sono allontanati dalle nostre parrocchie. È urgente quindi che recuperiamo l'esigenza dell'incontro per raggiungere le persone là dove vivono e operano. Se abbiamo incontrato Cristo nella nostra vita, allora non possiamo tenerlo solo per noi.